Sono Gian Domenico Bocchiotti. Sono qui a ricordare l'importanza del trittico presente nella cattedrale di Acqui. La storia inizia intorno alla metà del 400, quando un rappresentante di una famiglia, raggiunto in Acqui un notevole benessere, va a Valencia a raggiungere dei familiari che commerciavano nel Mediterraneo. Era Francesco della Chiesa. Per accrescere il prestigio della Chiesa in Acqui, pensa di erigere una cappella di famiglia nella cattedrale e ordina al pittore che aveva dimostrato a Valencia di essere il più bravo una raffigurazione della Vergine di Montserrat come atto di omaggio nei confronti del Papa Savonese Sisto IV della Rovere. Il nipote Giuliano della Rovere diventerà poi Papa Giulio II. Era stato nominato dallo zio abate del santuario di Montserrat, il santuario che è sulle montagne alle spalle di Barcellona. Quest'opera è una delle opere dei capolavori più importanti della pittura europea del 400. Chi la dipinge è Bartolomé de Cárdenas, detto il Bermejo, che era un pittore molto vicino come stile all'arte fiamminga, ma che soprattutto e unico in Spagna sapeva dipingere all'epoca con una perfetta padronanza della pittura a olio, la sola che consente dei colori vivi e brillanti. Senz'altro il nostro Acquese aveva visto una palla d'altare in un paese vicino a Valencia, con l'arcangelo Michele che uccide il demonio e il committente inginocchiato in preghiera, che mostra la sua ricchezza con un abito elegante e la spada con l'elsa d'oro. Anche in quel dipinto c'è un cartellino con la firma di Bermejo, tradotta in latino Bartolomeus Rubeus. Veniamo ora al dipinto, voluto per la cattedrale e qui presente da oltre 500 anni. Sulle ante, all'esterno, è dipinta un'annunciazione. L'arcangelo Gabriele annuncia a Maria che sarà madre di Gesù. Questo soggetto è presente in diverse opere di pittori fiamminghi, ma la monocromia grigia, la cosiddetta grisaille, in quest'opera viene sostituita da un colore più caldo, quasi marrone. La cosiddetta arte ispano-fiamminga mostra qui un sentimento più vicino al vigore caloroso della tradizione iberica. Ma lo spettacolo che si presenta ai nostri occhi aprendo le ante ci lascia incantati. Francesco della Chiesa viene qui raffigurato nella sua dignità umana e mostra una raffinata eleganza, quella di un mercante che non vuole ostentare la sua ricchezza. Solo due piccole anelle nelle dita denotano una certa ricerca di preziosità. Bermejo, in quest'opera più che in altre, può dare prova della sua ideazione fantastica e raffigura la Vergine di Montserrat seduta su una lama di una sega da falegname piantata nel terreno. Il nome del santuario ricorda infatti il profilo dei denti di una sega. Il significato dell'opera si può comprendere ricordando la preghiera miniata sul libro che Francesco tiene in mano, il Salve Regina. È l'umanità sofferente che si rivolge alla Vergine, qui raffigurata appunto come una bellissima e dolce regina, da una valle di lacrime, affinché, rivolgendo ad essa i suoi occhi misericordiosi, interceda con il divino e mostra il frutto del suo ventre, Gesù, e in questo modo, da questo esilio terreno, si può sperare in una futura felicità. Il cardellino che vola è tenuto ancora con una cordicella da Gesù che ha assunto una natura umana, perché è il cardellino la raffigurazione dell'anima nell'iconografia medievale. I fiori sono quelli del mese di Maria, la salve verbenaca e i papaveri, la viola ciocca, l'eringio ai piedi della Vergine, il convolvolo alle sue spalle e le rose dietro il novizio all'interno del santuario. La vita monastica è qui ricordata in due aspetti, quella contemplativa del monaco avanti negli anni e quella ancora incerta e piena di interrogativi del novizio che si accosta ad essa.
Il paesaggio fa da sfondo, ma c'è una vita attiva, con un viandante a cavallo seguito dal cane, una spiaggia, una barca che sta per raggiungere la nave, che è una caracca, che all'epoca navigava nel Mediterraneo per commerci. Marinai sulla nave che guardano chi sta salendo sulla coffa, mentre due uomini sulla rocca sinistra battono le fronde dell'albero. A voler definire l'opera si potrebbe considerare come essenziale denominatore la bellezza che troviamo nella Vergine come nella natura raffigurata dai fiori al cielo al mare. Le costruzioni, dal santuario alle case fiamminghe, sono raffigurate con una ricchezza di particolari che ancora oggi ci emozionano. Pensiamo come potevano colpire chi vedeva il dipinto oltre 500 anni fa. Nel tempo i colori brillanti si erano spenti per l'oscurirsi delle vernici. 30 anni fa, con il restauro voluto dal Lions Club, si sono riaccesi e alcune parti che apparivano uniformemente grigia hanno mostrato la raffinata cromia. La ricerca con i mezzi più moderni dell'epoca ha scoperto le modifiche che erano state apportate quando il trittico è entrato nell'aula per renderlo più consono all'ambiente religioso. Un perizoma aveva coperto i genitali del bambino, secondo l'ordine del vescovo, e alcuni in particolare erano stati coperti e modificati per far sembrare l'elegante mercante un pio religioso in preghiera. Così il polsino come il collo, parte dell'orecchio e soprattutto il copricapo che era stato ribassato. Nelle ante laterali, l'opera era stata voluta simile ai trittici fiamminghi dell'epoca, troviamo la nascita della Vergine, la presentazione di Gesù al Tempio, San Francesco che riceve le stimmate e San Sebastiano. Nelle parti superiori le due scene si riferiscono alla Vergine, mentre in quelle inferiori sono raffigurati San Francesco, che ricorda il nome del donatore, e San Sebastiano, protettore dalle pestilenze. Bermejo aveva delineato questi soggetti, ma ne ha lasciata incompiuta la realizzazione, forse dopo aver iniziato le parti inferiori. E il nostro Francesco della Chiesa ha dovuto trovare a Valencia chi poteva portare a termine l'opera. Sono stati infatti Rodrigo e Francesco Osona, padre e figlio, noti pittori valenziani, a dipingere queste scene al pari dell'Annunciazione. L'arte di questi pittori è meno aderente a quella fiamminga e ci sono particolari spaziali figurativi che sono un po' più vicini al nostro Rinascimento. La tecnica della pittura a olio è meno raffinata di quella di Bermejo e il risultato, pur discreto, è lontano dalla raffinata qualità della sua arte. Deve essere stato difficile per il nostro Francesco della Chiesa trovare il modo di portare a termine l'opera che Bermejo aveva lasciato incompiuta e con gli Osona ha avuto la fortuna di poter realizzare il suo desiderio di mandare il trittico in acqui. Per secoli questo dipinto è stato definito l'Annunciata perché ad ante chiuse era quello che appariva a chi vedeva l'opera. E se oggi noi riusciamo ancora a godere perfettamente di questa fantastica raffigurazione è grazie proprio anche a questa condizione. Dobbiamo essere quindi grati a chi comunque ha saputo trasmetterci nei secoli tanta bellezza che possiamo vedere nella nostra città.